39esima edizione della Fiera San Beach Outdoor di Rimini, un appuntamento molto importante per gli imprenditori del settore balneare, non solo per scoprire le novità dei fornitori che sono esposti in fiera, ma anche per fare il punto della situazione sulla riforma delle concessioni che il settore attende ormai da molti anni. Siamo alla vigilia di un'importante adunanza plenaria del Consiglio di Stato che sarà chiamato appunto a esprimere dei punti molto importanti a livello giuridico. Sentiamo quali sono le posizioni delle associazioni di categoria presenti in fiera. Noi pensiamo che il governo in questo momento, di nuovo difficile sul tema delle concessioni demaniali, debba aprire immediatamente un tavolo di confronto innanzitutto con le rappresentanze della categoria, affinché si possa fare quello che prevede la legge, la 145, che per noi è e rimane il pilastro di quel percorso riformatore che deve partire con urgenza. Questa legge può dare risposta e ci può avvicinare ai principi europei se necessario, può trovare la giusta stabilizzazione del settore balneare, e quindi noi, se facciamo quello che è contenuto nella legge anziché distrarci e aprire dei fronti insensati a nostro avviso, troveremo il giusto equilibrio e il settore balneare potrà continuare ad andare avanti, ovviamente con una prospettiva diversa, ma che comunque garantisca continuità alle attuali imprese, come giusto che sia. Ma il governo, sia il ministro Garavaglia che il presidente del Consiglio, ha detto che qualsiasi decisione sarà presa dopo il pronunciamento dell'adunanza plenaria. Noi riteniamo che sia un problema che deve essere risolto non tanto dai giudici quanto dal legislatore. La sovranità non è in capo ai giudici, la sovranità di questo Paese è in capo al legislatore. È il legislatore, quindi il governo e il Parlamento, che devono risolvere eventuali problemi che sorgono dall'applicazione della 145. Noi riteniamo che sia una legge valida, ben fatta. Del resto la Commissione europea ci ha impiegato 2 anni per chiedere chiarimenti, a dimostrazione che è una legge che non può essere liquidata con superficialità. C'è bisogno appunto di una riforma del demanio che tuteli in modo definitivo l'estensione al 2033 che è stata approvata, stabilita dalle recenti leggi decreti che in piena approvati durante il periodo pandemico, per dare questa abilità al settore, rilanciare pienamente anche in questo caso gli investimenti, dare stabilità all'occupazione. Allora, la legge intanto è una legge importante che traccia le linee guida, e da lì si deve ripartire, dalla legge 145 che già traccia in modo esplicito i punti cardine per la riscrittura della riforma. Per la scrittura della riforma è chiaro che da lì parte un modello nuovo, dobbiamo riscrivere, e perché no agganciarci anche al treno del PNRR e del tema della blue economy, che sono temi interconnessi l'uno all'altro, perché la blue economy è all'interno del PNRR, ma non possiamo stare fuori. Questo è un tema importante. Poi, tra i requisiti fondamentali, il valore d'azienda, questo è un tema che per noi è fondamentale e di primaria importanza. Noi abbiamo una situazione ritenuta da tutti molto grave, che si va verso la conclusione negativa, con la possibilità di andare a gara e senza neanche la prospettiva di avere una proroga nei 15 anni. Quindi oggi noi balneari ci siamo riuniti per dare questo allarme alla categoria, che bisogna mobilitarci per evitare che finisca male per tutti i balneari.